tutti! Allora, oggi sono qui perché vi voglio mostrare una nuova tecnica che sto provando a sperimentare, nuova per me perché in realtà è una tecnica conosciuta, si chiama tecnica square, in inglese si chiama square stitch, punto square, insomma. È veramente molto molto semplice, io adesso in questo video vi mostro cosa ho realizzato perché ho naturalmente incastonato. Questa tecnica non nasce propriamente per le incastonature, nel senso che spesso si trovano dei tutorial dove vi mostrano la realizzazione piatta a fascia. Io ho provato naturalmente a incastonare qualcosa perché è più forte di me, cioè, devo farlo, è proprio una necessità psicologica. E quindi ho preso un occhio di tigre ovale di Hobby Perlino, un cabochon, e ho provato a incastonarlo con questa tecnica e l'effetto mi piace tantissimo, poi lo vedrete anche più da vicino. Ricorda molto la lavorazione in broderie, però non avete bisogno di utilizzare del tessuto nella parte posteriore. Questa è la parte davanti, questa è la parte posteriore. E in uno dei prossimi video, io adesso non so dirvi quando perché è un periodo un po' caldo e molti impegni, nel senso che non starò a casa, quindi non so quando riuscirò a registrare il tutorial, però è in programma il tutorial, sarà uno dei prossimi video. Appena mi sarà possibile registrerò il tutorial in modo da farvi vedere com'è possibile sfruttare questa tecnica per realizzare delle incastonature. E adesso vi mostro il cabochon più da vicino. Ecco qui il mio occhio di tigre incastonato con la tecnica square stitch. Come vedete è proprio semplice, però l'effetto è molto bello secondo me perché tutte le diverse perline sono disposte linearmente e non sono sfalsate come per il peyote. A me, almeno personalmente, questo effetto piace un sacco e mi ricorda molto lo stile embroidery, soltanto che come vedete nella parte posteriore non c'è la stoffa, ma ci sono altre perline. Per quanto riguarda le perline che ho utilizzato, ho usato le rocaie 80 della Toco, che sono queste color marrone molto scuro, bronzo, insomma scuro. E il codice del colore di queste perline è 83. Poi ho utilizzato le Delica 10-0, che sono queste chiare, codice del colore 0157. E poi ho utilizzato anche queste Delica 11-0 verdi e il codice del colore 0263. Per quanto riguarda la parte posteriore, ho semplicemente sostituito le Delica 110 con Rocaille 110 e ho utilizzato queste qui della Miyuki, codice del colore 552. E niente, io spero di non lasciarvi in attesa moltissimo e spero di riuscire a pubblicare il tutorial il prima possibile. Niente, spero che la creazione vi sia piaciuta. Rimanete sintonizzati in attesa del tutorial che sarà sicuramente a breve e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao!